A 2 anni dal crollo avvenuto l'8 aprile del 2020 è stato tagliato il nastro del nuovo ponte sul Magra che collega la frazione di Albiano con quella di Caprigliola sulla strada statale 330. Un'opera realizzata ex novo da ANAS a fianco delle macerie del vecchio ponte e costata circa 13 milioni di euro per un investimento complessivo, al termine delle opere accessorie, di 23. Realizzazione affidata al commissario straordinario per la ricostruzione, Fulvio Maria Soccodato. È un ponte di oltre 300 metri in acciaio costruito su un corso d'acqua con tutta una serie di alluvioni durante l'anno, veramente un'impresa rilevante resa possibile dalla grande unità del territorio e delle istituzioni. Questa è stata la carta vincente. Presenti all'inaugurazione anche due presidenti delle regioni interessate, Toscana e Liguria, e il viceministro alle infrastrutture Alessandro Morelli. Unanime il plauso da parte delle istituzioni per il lavoro realizzato nei tempi previsti, grazie anche all'istituzione della figura commissariale, che però, secondo Toti e Morelli, non può essere considerata la norma in condizioni simili. Sono stato anche commissario appena diventato presidente. E in quel caso, in una bella chiacchierata con la ministra, che era la ministra De Micheli, in quel momento fu deciso che era meglio, che il ruolo di commissario per poter agire, più approfonditamente con l'ANAS lo svolgesse il commissario Soccodato. Io ho avuto l'alta vigilanza su quest'opera.